mio Wild Boys, che oggi mi fa un piatto che ti ho visto fare lì sui social, perché poi che mi piace molto, un po' rustico, un po' wild, a base di uova e salsiccia, no? Esatto. Che poi sono la morte sua. Allora, da cosa cominciamo? Allora, iniziamo dalla cipolla. Tagliamo la cipolla julienne. Tanto io prima ho fatto già un po' di preparazione. Tagliamo la cipolla julienne. Questo è un piatto dell'origine molisana, precisamente da Jelsi. Ovviamente in Abruzzo anche si fa, ma prende nome di uova in purgatorio. Le uova in purgatorio. In purgatorio. E ovviamente io ho voluto dare un po' anche onore al Molise, perché noi siamo vicini, Abruzzo e Molise, esatto, già c'è giusto. Una simpatia, noi siamo cugini, li definisco così, quindi ogni tanto è bello dare conto anche a tutto il resto dell'Italia, perché non è solo l'Abruzzo, ma l'Italia è tutta bella, quindi ogni tanto spaziamo. Allora, qua faccio rosolare le cipolle e praticamente poi subito dopo metto i peperoni. Perfetto. Quindi adesso facciamo rosolare le cipolle e i peperoni e giriamo con l'illetto. Con l'illetto, perché lui giustamente quando è nel bosco è il suo l'illetto. Cioè, se mi avessero detto, Anto, che insomma un bastoncino diventava famoso, ma il tuo Lilletto ormai è famoso. Anche poi, grazie a te, perché alle prime puntate dell'anno scorso... Ma è perché è curioso, tu sei un cuoco wild e devi giustamente avere i tuoi strumenti. Qua non abbiamo il bosco, ma abbiamo il bosco lì, è lì dietro. Guardate oggi che giornata brutta che c'è. Allora praticamente peperoncino. Ho messo peperoncino, peperoni, e poi le salsicce che... e poi mettiamo le salsicce. Beh, il grande classico, il peperone, la salsiccia, il peperoncino, no? Quelli intanto li mandiamo a rosolare pure col peperoncino. Noi ci tagliamo, queste le potete mettere anche intere, però appunto per far sì che insomma tutti ne prendano un pezzetto. Aspetta che la pezzetta è giusto, hai ragione. Oggi l'ho messa male. Mettiamone tre, divisi a metà, e lascio la pelle, perché? Perché se le mettiamo senza pelle si sfaldano. Esatto, invece noi le vogliamo lasciare intere. Esatto, così rimangono belle intere. Così ognuno c'ha la sua metà. Ok, allora facciamo rosolare pure le salsicce. Vediamo un po' che la fiamma. Io quando non vedo la fiamma, tu lo sai che mi sento male. Lo so, perché tu fai sempre la tua fiamma. Ormai se tu andassi su un'isola deserta sapresti accendere il fuoco, quindi già quello è un grande vantaggio. Sai che dico sempre, Anto, che hai visto tu quello che faccio io, no, nel video, nel bosco? Io non ho fatto niente di speciale, io faccio quello che facevi. Da piccolo. Quello, guarda che comunque i social hanno una grande cosa, che funzionano quando c'è una verità. Quando non c'è la verità, non funzionano, cioè la gente se ne accorge subito, un po' anche come la TV, all'ennesima potenza. Io dico sempre che poi alla lunga si capisce chi finge e chi no. Guarda, ti voglio dire una cosa, innanzitutto se mi permetti volevo fare un ringraziamento all'Abruzzo, ai miei paesani, ad Anversa degli Abruzzi, all'Aquila, Pescara, Vezzano, che mi hanno ospitato per la presentazione del libro. E devo dire che quello che hai detto adesso è quello che abbiamo riscontrato. Io ho trovato gente che veramente aveva bisogno di vedere quanto fossi reale come i video. Cioè, è stata una cosa particolare, hanno pianto insieme a me, si sono emozionati, gente veramente... C'è una bella partecipazione, perché si incontrano persone che una volta non potevi parlare, no? Con... Cosa succede? Ha portato via il mio piatto? Ha portato la lasagna. Guarda che mi ha rubato la lasagna, cioè è una roba assurda. È la mia lasagna, perché la vuoi mangiare tu? La mettevo da parte per te. Sì. Poi scendi là, già da parte, di qua, altro. Di qua io la scaldo. Qua c'era fredda, senti che fredda che è. È fredda, eh? Mangiala ormai, ti autorizzo. Allora, guardate, adesso quelli si immaginiamo che stanno rosolando, io ho tagliato. Cosa hai fatto? Olio? Olio e rosmarino. Adesso io qua ovviamente ho quella già pronta. Qua una volta che vedi si sono cotte, andiamo ad allungare con l'acqua in modo tale che fanno il sughetto e andando in cottura si spappola bene il pomodoro e poi mettiamo giusto un concentrato di pomodoro. Originariamente questa ricetta si faceva con le salsicce sotto sugna, perché come sappiamo la sugna andava è tipica ed è un metodo di conservazione. Quindi adesso io che ho fatto? Queste immaginiamo che vadano in cottura per 10-15 minuti con il coperchio, sostituiamo e io ovviamente ho già questa già andata, 10 minuti. Guardate che meraviglia, quella che preparava mentre noi stavamo facendo la lasagna, qui è tutto espresso, Allora, praticamente questa la potete finire anche qui. Io l'ho fatta un po' più bella perché immagina presentata così. È giusto, dai. Però se avete il coccio, mettete... Esatto, se rompete le uova qua e chiudete col coperchio, altri 10 minuti... Invece le uova come le apri qua? Io faccio qua, così, guarda. Vedi. Metto tutto dentro
la terracotta, almeno è più bella, no? Mi sa più sì, di casa. Sì, perché si può più... portare a tavola, non dobbiamo poi scomporre. Esatto, vedi, facciamo così, sistemiamo le salsicce. Esatto. E andiamo a rompere le uova. Che si cuoceranno perché naturalmente si... Con il calore. Con il calore piano piano si cuociono. Guarda, ma ti dico anche un'altra cosa, visto che questa è una ricetta veloce, questo è anche un metodo, perché noi arriviamo a casa, immagina facciamo questa preparazione, poi vogliamo intanto apparecchiare la tavola. Si fa, avete sì, visto? Perché questa adesso la mettiamo al forno e si cuoce da sola, mentre noi apparecchiamo il tavolo in un quarto esatto. d'ora è pronta. Quindi coperchio. Questo, coperta, guardate, così, quindi se avete la pentola, mettete la pentola coperta. Al fiume, dai una mano. Cuocio. Allora, la mettiamo nel forno quanto tempo? 200 gradi 10 minuti leggo, giusto? Sì, la mettiamo Davide. In forno. Quindi 200 gradi 10 minuti. Vai. E guardate che bella, tra l'altro le uova adesso è proprio il periodo, no? Aspetta che non vorrei scottarmi. No, faccio ecco, io, no, vai. Scotta un po'. Ma guardate che bella. Poi, guardate che meraviglia. Vedi, si taglia il poi pane. Il pane lo si mette dentro. Chiaramente si compartisce, un piatto conviviale questo. Si può fare sia lui qualche bruschetta. Ah, guardate, lo brusca con l'olio e il timo. E il rosmarino. Il rosmarino, scusami. Io qui ho quelle già pronte che le mettiamo qua. Però la ricetta, sai perché ti chiamo fonnatiegli? Mo te lo faccio vedere e se vuoi farlo anche tu ne sarei affunnatiegli. Contento. Affunnatiegli. Affunnatiegli. Perché prende il nome, guarda, se vuoi fare un pezzetto certo. anche tu. Io faccio. Da affondare. Affondare, pane, cioè affondiamo il si pane. Si fa così sull'uovo e poi si mangia. Ma è questa. Mi ha rubato la lasagna, vuol fare tutto quello che facciamo noi. Davide Nanni, affugnatiegli, bravo Nanni! Davide!